Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo in un angolo del convento dei frati, all'interno del cosiddetto eremo del convento dei frati minori cappuccini, per raccontare le vostre storie. Questo indirizzo che vedete in sovrimpressione, ecco, condividiamo tutte le vostre esperienze. Stefano ha solo 19 anni quando la sua vita viene sconvolta da una diagnosi spaventosa. Un tumore maligno, con poche speranze di guarigione. Il giovane, devastato da questa notizia, decide immediatamente di immergersi nella preghiera, affidarsi al Signore e all'intercessione di Padre Pio, iniziando così a pregare con cuore disperato, ma soprattutto colmo di fiducia. Ero disperato, racconta, ma allo stesso tempo avevo un cuore fiducioso e pieno di speranza. Stefano subisce due operazioni nel giro di 3 mesi e incredibilmente i medici, stupiti, gli comunicano che tutto è andato per il meglio. Non c'è bisogno né di chemioterapia e né tantomeno di radioterapia. 7 anni dopo quei difficili momenti, Stefano si trova in vacanza con la sua famiglia, con degli amici. È il suo primo giorno di relax e quando si corica quella sera ha un sogno che lo va a segnare profondamente. Sogno Padre Pio, sorridente, felice, che mi abbraccia, mi accarezza il viso, rimaniamo abbracciati per tutta la notte, fino alla mattina. Il sogno lascia un segno indelebile a Stefano nel suo cuore, una testimonianza tangibile della vicinanza di Padre Pio a lui. Passano altri 4 anni, un giorno Stefano rientra a casa all'ora di pranzo e trova suo figlio di 4 anni seduto sui gradini davanti all'ascensore, sorridente. Il bambino guarda fisso la porta e sorride quasi estasiato. Allora gli chiesi, scrive, cosa stesse fissando e lui mi rispose che aveva visto un uomo con la barba bianca che l'aveva sorriso e accarezzato. Mi disse che era lo stesso uomo della foto che avevo in casa, Padre Pio. L'emozione di Stefano è palpabile anche all'interno di questa lettera che ci ha scritto, colma di grande commozione e emozione quando sta a raccontare appunto i dettagli di questa storia. E scrive, le lacrime gli scendono copiose sul suo viso. Sono 30 anni che Stefano con la sua famiglia si reca 2 volte l'anno qui, viene qui a San Giovanni Rotondo per immergersi nella meditazione, nella preghiera, per rinnovare quella connessione speciale con Padre Pio. Mi trasferisce luce, speranza, fede, forza, afferma con convinzione. Per me rappresenta tutto.